La perla di Malcore è la prima vittoria nel campionato di Serie C, la gioia dei propri tifosi e poi, parlando di imminente futuro, il super derby di domani sera ad Andria contro la Fidelis, il primo nei professionisti tra le due squadre. Elio Di Toro, direttore sportivo del Cerignola, si è raccontato a Super Mario Sport, partendo naturalmente dalla prodezza balistica, che ha deciso domenica scorsa la sfida interna contro il Giuliano. Gol bellissimo, quello di Bomber Malcore. Aver vinto al 92esimo è stato anche forte come impatto, anche perché la squadra ha veramente dato tutto e sarebbe stato un peccato non vincere questa partita. Poi vincerla così, attraverso un gol straordinario di un giocatore che è stato anche, diciamo, il simbolo della vittoria del campionato, primo gol storico in Lega Pro. Era giusto che lo facesse lui e che ci aiutasse a vincere questa partita che per noi è stata importante. È partito dalla panchina e ha inciso sul punteggio Malcore. Il Cerignola anche quest'anno può contare su un organico profondo in tutti i reparti e tutti i protagonisti della rosa devono ritenersi parte integrante del progetto. Nessuno ha il posto garantito, nessuno ha la certezza, a prescindere, di partire dal primo minuto. La squadra deve essere sempre al di sopra di ogni cosa. Le scelte sono dettate da quelle che sono le valutazioni quotidianamente, settimanalmente, il campo dà, ed è giusto che sia così, in modo da poter creare una sana competitività e da poter rendere sempre tutti partecipi ed avere la possibilità di poter giocare ogni domenica. E questo è un segreto che penso sia uguale per tutte le squadre. Nuovo giro, primo derby della stagione, uno dei più significativi per il Cerignola di scena domani al degli Ulivi di Andria a partire dalle ore 21 contro la Fidelis. È un derby tanto significativo, soprattutto per Elio Di Toro, che ad Andria ci ha giocato in passato. Quando si parla di Andria è sempre un tasto dolente in senso positivo, perché ho dei ricordi splendidi, una piazza bella, tanti rapporti, e su questo sicuramente... A me fa sempre piacere venire ad Andria e incontrare gente che conosco, perché sono stato molto bene. Detto questo, sarà una partita bella, delicata e nello stesso tempo anche di prestigio, perché abbiamo due società che per un motivo che per un altro ricopre comunque un ruolo importante, no? In questo territorio e ricoprono un ruolo importante in questo territorio. Due tifoserie che seguono la squadra, sarà sicuramente un bello spettacolo, ma allo stesso tempo mi auguro che sia anche una bella partita e che ci sia veramente una gara nella quale si vedranno anche tanti valori.